Winternam 2010, no? Stand Akai, ecco la PC20, che è il nuovo controller per Ableton Live progettato dalla Akai in collaborazione con l'Ableton. Rispetto alla PC40, che resta comunque in produzione, resta il modello di punta, la PC20 offre un layout più semplice ad un prezzo più contenuto, intorno ai 190-200 euro, con 8 fader che hanno anche 3 banchi utente, quindi configurabili direttamente all'utente per inviare i MIDI control change desiderati al fine di controllare qualsiasi potenziometro all'interno di Ableton Live. Una particolarità della PC20 è il Note Mode. Il Note Mode consente di suonare i virtual instruments presenti all'interno di Ableton Live. In sostanza, la matrice di controllo delle clip funziona come una classica tastiera MIDI. L'IPK25 della Akai, detta anche SynthStation 25, è una tastierina a 2 ottave dotata di un dock nel quale possiamo collegare iPhone oppure iPod Touch. Oltre al dock per iPhone, IPK25 fornisce anche un'uscita audio in formato RCA stereo. Quindi l'audio generato dalle applicazioni sull'iPhone arriverà a questa uscita collegabile a un qualsiasi mixer o amplificatore. In più, SynthStation 25 è dotata di una porta USB che ci consentirà di utilizzare questa tastiera per controllare un qualsiasi software nel nostro computer. L'IPK25 è stata progettata appositamente per un'applicazione sviluppata dalla Akai chiamata SynthStation Studio. SynthStation Studio è un'applicazione completa per l'iPhone e iPod Touch dedicata alla produzione di musica elettronica hip hop, nella quale troviamo un sintetizzatore a 3 parti, una drum machine, un sequencer e numerosi effetti. Siamo al Winternam 2010, nostra idea Numar, questo è Mix Deck, che è la nuova soluzione di controllo all-in-one per DJ. Mix Deck offre 2 deck che possono leggere CD audio e CD MP3, file MP3 da pendrive USB o hard disk esterno USB, funzionare come MIDI controller, e un mixer audio all'interno del quale vi è anche un'interfaccia audio che consente di indirizzare ai 2 canali del mixer del Mix Deck i segnali provenienti dai deck di Traktor, ad esempio, o di qualsiasi altro software di mixaggio. Nel Mix Deck troviamo una wheel di nuova generazione che ha una risposta molto veloce allo scratch. Mix Deck consente anche di utilizzare un iPod per riprodurre le canzoni in modalità Direct Mode. Direct Mode vuol dire che noi possiamo riprodurle senza applicare ad esse funzioni quali effetti, pitch control e via dicendo. Il set è la nuova superficie di controllo single deck della Numark, dotata di scheda audio con 2 uscite. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di controllare da una singola unità 2 differenti deck del software Serato Itch che viene fornito in rotazione, per farli poi uscire da 2 uscite separate, collegabili ad un qualsiasi mixer tradizionale. V7 si basa su tutte le caratteristiche che hanno reso celebre l'NS7 della Numar. Quindi abbiamo lo strip search, abbiamo la wheel motorizzata, considerata da tutti quanti la migliore attualmente sul mercato dei DJ controller, e in più, rispetto all'NS7, abbiamo una sezione di controllo per gli effetti derivata dal nuovo NSFX. Quindi Numar V7 è una soluzione di controllo all-in-one, capace di controllare da una singola unità 2 differenti deck all'interno di un software di mixaggio, come ad esempio il Serato Itch che viene fornito in dotazione. Numar X7 è il nuovo mixer 4 canali da club della Numar. Non è un semplice mixer da DJ, ma anche un MIDI controller con 2 schede audio integrate, 2 schede audio che consentono di collegare contemporaneamente 2 computer all'X7. Oltre alle porte USB per collegare appunto i computer, troviamo 2 porte Link che consentono di collegare i nuovi controller single unit V7 prodotti da Numar, che presentati anch'esse al Winternam 2010. L'X7 offre le classiche caratteristiche che un mixer da club deve avere, con in più una qualità audio ottimale, una sezione di equalizzazione parametrica e un limiter nel master, vari effetti sincronizzabili BPM, un filtro controllabile da potenziometri dedicati e una sezione di controllo per gli effetti.